Ciao, eccoci con un nuovo video. Oggi andiamo ad affrontare la quarta delle 12 puntate che, come anticipato, saranno dedicate al binomio Newton e Leibniz, in cui andremo a analizzare un po' le loro scoperte, i loro risultati e quello che hanno introdotto un po' nel mondo della matematica, soprattutto concentrandoci sul dibattito rispetto al padre del calcolo infinitesimale. E quindi andiamo un po' a discutere nelle varie puntate di quale sia tra loro due lui e il personaggio, il matematico, che ha portato più contributi verso la nascita della moderna analisi, quindi del calcolo infinitesimale, calcolo differenziale. Oggi andiamo a parlare di un volume particolarmente importante per la storia della matematica, soprattutto degli scorsi secoli, in cui sostanzialmente si vede per la prima volta pubblicata l'opera di Newton e pubblicata in maniera volontaria da parte sua. Infatti già negli anni precedenti rispetto a questa pubblicazione vari suoi amici molto influenti comunque nel mondo della matematica tramite passaparola diffusero le notizie, le scoperte effettuate da parte di Newton, che però prima di pubblicare queste sue scoperte, queste sue dimostrazioni nel libro I principi a matematica, che vedremo poi, e non si preoccupò sostanzialmente di pubblicare i suoi risultati, ma si limitò a parlarne ai suoi amici. Ok, quindi parliamo un po' di questa vicenda e di come si sia arrivati poi a pubblicare i risultati che hanno un po' aperto il mondo del calcolo infinitesimale, calcolo differenziale, da parte appunto delle scoperte di Newton. Come anticipato nelle scorse puntate, i primi anni della carriera matematica di Newton, già a partire dal dottorato, si focalizzarono sulle serie infinite e il calcolo infinitesimale, che sono due tra le più grandi, tra i quattro contributi principali che Newton diede al mondo della matematica e anche della fisica in realtà, magari non direttamente, ma sono particolarmente rilevanti anche in quel settore. I principali risultati in questi due ambiti furono ottenuti da Newton nel 1665 e 66. Tuttavia, appunto, come anticipato, per i successivi 10 anni circa, lui non si preoccupò minimamente di pubblicare i suoi risultati, ma ne parlò in maniera abbastanza aperta con i suoi amici e conoscenti nel mondo universitario, che erano comunque parecchio influenti nel mondo della matematica del tempo. Infatti, nonostante lui non si premurò di pubblicare quanto ottenuto, quanto scoperto, i suoi risultati furono comunque condivisi e resi pubblici grazie a questo passaparola. E quindi, nonostante la pubblicazione non fosse avvenuta ufficialmente, tutti conoscevano i meriti di Newton e i risultati a cui era riuscito a giungere. Però chiaramente diventa sempre il tutto più ufficiale, più importante nel momento in cui viene pubblicato in maniera concreta dal creatore, dal responsabile dell'introduzione di questi nuovi risultati. E quindi arriviamo a una data importante. Infatti, la prima esposizione del calcolo infinitesimale che Newton abbia pubblicato in maniera appunto volontaria e ufficiale, apparve nel famoso Philosophia Naturalis Principia Mathematica del 1687. Questo è sostanzialmente il caposaldo della matematica e della scienza degli scorsi secoli. Infatti è definito qui sul libro Boyer, a cui se non lo sai sto facendo riferimento in tutti i video perché lo trovo un percorso molto ben strutturato e ben fatto, chiaro soprattutto, quindi se mi vedi leggere è perché preferisco affidarmi alle parole scritte su questo libro e soprattutto perché a volte ho anche poco tempo per preparare i video e quindi preferisco comunque condividere questi contenuti con te e rinunciando un po' alla spontaneità del parlarti direttamente, ma comunque il valore, il contenuto dovrebbe passarti lo stesso. Questo trattato è considerato, definito, il più ammirato trattato scientifico di tutti i tempi. Questo libro viene generalmente descritto come quello che presenta i fondamenti della fisica e dell'astronomia, nel linguaggio della geometria pura. Quindi è proprio un capolavoro
in cui, soprattutto grazie ai contributi forniti da Newton con l'introduzione tramite lo studio delle serie infinite e appunto del calcolo infinitesimale, quello che lui chiamava il suo metodo, si arriva a una svolta, una rivoluzione nel mondo della matematica e della fisica, in più anche, come abbiamo visto, dell'astronomia, in cui si va proprio a formalizzare, grazie a una nuova struttura, a delle nuove operazioni, quello che è caratterizzato dalla dinamica, dal movimento. E in più, grazie a questa introduzione di nuove strutture, nuove operazioni, grazie appunto ai meriti di Newton, e poi vedremo che in maniera anche indipendente Leibniz arrivò a risultati simili, e si riuscì sostanzialmente a uniformare molti fenomeni e a descriverli in maniera formale e rigorosa da un punto di vista matematico, permettendo quindi poi ai matematici che seguirono Newton, quindi dei secoli a lui successivi, di scoprire notevoli nuovi fenomeni, prevedere fenomeni che erano già stati intuiti in passato, e il tutto grazie a una maggior chiarezza da un punto di vista matematico, che spesso aiuta. Perché maggior chiarezza vuol dire che il tutto è inquadrato in un certo formalismo, ci sono delle strutture che accomunano fenomeni magari distanti tra loro e permettono di recuperare delle informazioni utili su un fenomeno studiandone un altro. Quindi inquadrare il tutto in un framework, in un contesto matematico ben chiaro, ben specificato, quale può essere quello che si può costruire alla luce del calcolo infinitesimale, calcolo differenziale, di cui Newton è un po' il padre, il capo fondatore, grazie a queste sue prime pubblicazioni, è senz'altro fondamentale e ha rivoluzionato completamente la matematica degli scorsi secoli, quantomeno dal punto di vista dell'analisi. Poi chiaramente settori da essa abbastanza slegati sono andati avanti per la loro strada, avendo le loro relative e indipendenti rivoluzioni nel corso della storia. Sto parlando, per esempio, di algebra, geometria, teoria dei numeri e quant'altro. Vediamo quindi qualche elemento importante riguardo appunto a questa pubblicazione. In primo luogo, in questa pubblicazione, sul suo Principia Mathematica, lui è andato a introdurre una definizione un po' forse rozza e primitiva di quello che è poi passato alla storia e ormai noto nel mondo della matematica come il concetto di limite. Già nello scorso video abbiamo parlato di piccole variazioni e di lasciar svanire certe quantità. Infatti Newton nelle sue prime ricerche riuscì a intuire il concetto di limite e sfruttare questo per aggregare oggetti che prima erano considerati differenti e distanti tra loro, quali le derivate, ovvero l'operazione di differenziare certe funzioni, poi andò a uniformare il concetto di quadratura, di integrale, e quindi creare un po' un agglomerato di concetti che lavorano bene l'uno con l'altro e permettono appunto di ottenere informazioni a tutto tondo su un certo fenomeno, su una certa funzione. C'è da dire però chiaramente che questo primo concetto di limite è appunto molto rozzo, però comunque è un ottimo risultato da cui iniziare, no? Lui in quest'opera si preoccupò anche di fornire certe espressioni in grado di appunto rappresentare le derivate di varie funzioni, per esempio il differenziale di un prodotto, di una potenza o di un reciproco. Tuttavia, questa sua esposizione aveva un punto critico, un punto dolente. Infatti, questo è anche il motivo per cui moltissimi dei matematici a lui contemporanei non riuscirono a percepire il valore dei contributi che lui stava apportando al mondo della matematica e della fisica. Infatti, lui utilizzò una notazione molto pesante e di complicata comprensione. Infatti utilizzò delle notazioni con delle piccole variazioni, degli infinitesimi, dei differenziali che non erano di semplice comprensione e intuizione. E questo scoraggiò molti matematici dal far fatica per provare a comprendere quanto da lui presentato.
E questo è un po' il motivo per cui si è anche aperto il dibattito sulla paternità, diciamo, del calcolo infinitesimale tra Newton e Leibniz. Infatti non c'è nessun dubbio sul fatto che in termini cronologici sia proprio Newton ad essere arrivato prima, diciamo, a certi notevoli risultati nel campo del calcolo infinitesimale differenziale. Tuttavia, queste vicissitudini, questa sua notazione un po' pesante e chiara solo a lui in certe situazioni, ha spesso fatto discutere sul fatto che comunque il principale responsabile della diffusione di questi mezzi sia Leibniz. E una vicenda abbastanza interessante è anche dovuta al fatto, rispetto appunto a questa diatriba intellettuale tra Newton e Leibniz, può essere anche riassunta nel fatto che Newton, agli inizi, nel momento in cui andò a pubblicare nel suo Principia Mathematica la prima versione del calcolo infinitesimale, non si privò della possibilità di attribuire comunque anche a Leibniz i meriti riguardo ai risultati da lui raggiunti in questo settore. Infatti, lui, nella prima edizione del Principia, ammetteva che Leibniz possedeva un metodo simile. Tuttavia, successe una cosa. Infatti, nel mentre lui andò a pubblicare questa sua prima versione, ci furono molti dibattiti, ci furono molti pareri un po' ostili riguardo al fatto che effettivamente Newton avesse portato dei contributi originali in questo settore. Infatti, in seguito all'aspra polemica tra i sostenitori dei due scienziati, appunto in merito all'indipendenza e priorità della scoperta del calcolo infinitesimale, lui decise di schierarsi chiaramente dalla propria parte e nella sua terza revisione, nella terza edizione del 1726, si preoccupò, si premurò di non citare minimamente Leibniz e non attribuirvi alcun merito riguardo appunto alle scoperte in questo settore, perché a quel punto si preoccupava sostanzialmente di affermare il suo ruolo e l'importanza dei suoi contributi, mentre agli inizi, non pensando minimamente di poter scatenare alcun dibattito riguardo a chi fosse proprio il responsabile, diciamo, il primo matematico ad aver introdotto questi formalismi e concetti, non si fece alcun problema a nominare l'altro importante matematico nel settore, che era Leibniz. Dopo però tornò un po' sui suoi passi e si limitò nelle menzioni, cercando un po' di preservare il suo primato in questo settore. Bene, quindi direi che questa panoramica sul Principia Mathematica di Newton può chiudersi qui. Abbiamo un po' visto quali sono i concetti fondamentali che lui ha introdotto grazie a questa sua pubblicazione ufficiale, che non è l'unica responsabile, diciamo, della diffusione delle sue idee, ma infatti gran parte di esse erano già state diffuse tramite passaparola nelle varie università europee, in particolare tra i vari matematici nelle principali università, perché parlandosi si andavano a condividere questi importanti risultati e formalismi. Tuttavia, un grosso ostacolo dietro alla diffusione del metodo di Newton, non inteso come metodo di risoluzione numerica di equazioni, ma come il suo metodo riguardo il calcolo infinitesimale, e soprattutto un ostacolo rispetto all'attribuzione della paternità del calcolo infinitesimale a Newton stesso, è dovuto alla pesante notazione che lui utilizzò, come abbiamo visto. Cercò comunque chiaramente di esprimersi in maniera comprensibile ai più, tuttavia la notazione rimase comunque pesante e di difficile comprensione, e quindi questo fu un problema chiaramente. Questo è l'ultimo video della prima parte di questa rubrica dedicata a Newton e Leibniz, e nel prossimo video, nel quinto dei 12, andremo ad iniziare a parlare di Leibniz. Parleremo un po' dei principali risultati che lui ha portato nel mondo della matematica e terremo un occhio di riguardo chiaramente alla vicenda Newton-Leibniz e calcolo infinitesimale, perché è un po' questo l'argomento chiave in questa serie di 12 video
mondo della storia della matematica espressa in pillole. Infatti sto cercando di parlarti di storia della matematica come se fossimo su una panchina al parco e stessimo discutendone tranquillamente, soprattutto perché la sto imparando, tra virgolette, anch'io, cioè sto leggendo mano a mano i capitoli del libro, le parti che mi sembrano più interessanti per gusto personale o perché magari me le suggerite voi, e provo un po' a riportarle leggendo, perché non ho alcuna pretesa di imparare la storia della matematica, ma semplicemente mi incuriosisce, quindi me le leggo, qualcosa me lo imparo, me lo ricordo, altre cose le leggo, anche mentre te le espongo, così da fare un po' un servizio sia per me che per te. E che così magari capiamo qualcosa in più rispetto a quello che stiamo studiando, perché è sempre utile vedere un po' come si è arrivati a quello che stiamo studiando oggi, qual è stato il percorso storico e cronologico che ci ha portati alla matematica odierna, quella moderna. Benissimo, ti ringrazio per la visione o per l'ascolto, ti auguro una buona giornata, buona serata e niente, ci vediamo al prossimo video. Ciao!